prendiamo la Suzuki dopo quasi un anno che non la prendo da quest'estate verso giugno, forse l'ho presa l'ultima volta. Adesso proveremo ad accenderla, che già è difficile accenderla quando dico, è difficile nel senso che con la pedalina che non sono abituato, ma vediamo se si accenderà. Mamma mia, durissima. Poi non ho neanche le scarpe adatte. Allora, uno, cerchiamo il punto morto superiore. Incredibile! Adesso dobbiamo gonfiargli le gomme e fargli la miscela. Ma che strano guidare anche con i tasselli. Cazzo, non mi ero accorto dell'acqua, senza occhiali non vedo bene. Alziamo un po' la cam. Ok. Mamma mia. Stacca le braccia. Qua abbiamo circa 45-50 cavalli. Con un'erogazione due tempi su 90 kg più o meno di moto. Mostruosa. Allora, mettiamo in secondo. Ancora slitta un po'. Ok, la moto va una bomba. No. Ciao a tutti ragazzi, il pezzo di video che avete visto l'ho registrato più o meno nel periodo di Pasqua ed è stata l'ultima volta che ho preso la Suzuki RM250 e poi l'ho scesa a Barcellona per metterla in vendita. Appunto, come avete capito, ho venduto anche la Suzuki RM250. Mi è dispiaciuto moltissimo perché comunque la moto veramente in 3 anni, 3-4 anni che l'ho tenuta non mi ha mai dato problemi. Ma è anche vero che appunto l'ho usata poco ed è questo il motivo, il vero motivo diciamo della vendita della moto. Alla fine era un modello del 99-2000, quindi l'ho comprato già poco, però magari tenendolo fermo dentro è vero che non mi costava di bollo, non c'era assicurazione, però magari fra 10 anni ecco credo che non varrà proprio nulla. Appena potrò mi piacerebbe prendere il nuovo Fantic 250 4 tempi enduro, quello proprio uscito recentemente,
che credo che sia un ottimo enduro. Costa poco, diciamo, già da nuovo, ma io ovviamente lo prenderei usato. Consuma poco, non ha manutenzione, nonostante sia a quattro tempi, perché non è proprio racing spinto al massimo, ha qualche paio di cavalli in meno rispetto agli enduro da competizione. Però a livello di ciclistica non ha niente da invidiare all'enduro da competizione. Quindi appena potrò, diciamo, prenderò quello sia magari per utilizzarlo in strada, perché alla targa si può fare l'assicurazione, eccetera, sia per farci qualche bel giro in montagna. Magari il prossimo anno, comunque, appena anche mi verrà di nuovo voglia di fare enduro. Ho fatto questo video anche per rispondere a 2, 3, 4 di voi che sotto alcuni video mi avete chiesto che fine aveva fatto la Suzuki RM250 e come mai non avessi più fatto video con lei. Quindi ho colto la palla al balzo e ho fatto questo video appunto anche per comunicarvi che avevo venduto anche la Suzuki RM250. Adesso, prima di lasciarvi a un ultimo spezzone di video in memoria della Suzuki RM250, vi volevo dire un'altra cosa. Io domani sabato 7 luglio, andrò con la mia ragazza a Cefalù e Santa Flavia, che è un paesino vicino Palermo, dormirò lì. Quindi ovviamente andrò in moto, registrerò in moto. Vi invito a seguirmi su Instagram perché probabilmente caricherò qualche foto, qualche storia, qualche cosa così. Quindi seguitemi lì. E poi se ci fosse qualcuno di Palermo, Cefalù, di queste zone, se volete venirci a trovare il pomeriggio, che dovremmo essere sul tardi a Santa Flavia, o la sera, oppure la mattina a Cefalù, ecco, potete venirci a trovare, a scambiare due chiacchiere. Non penso che ci sarà tempo per farci un giro in moto, perché comunque sono con la mia ragazza, quindi è più una cosa rilassante, però viaggeremo con la moto, con la Dorso Duro. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, adesso vi lascio all'ultimo spezzone. Lasciate un mi piace per supportare il canale, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Noi ci vediamo la prossima settimana, probabilmente con un test ride. Ciao ragazzi! I ain't here for the money.